Ci siamo di nuovo. Tentativo numero dos. Io intanto metto il mi piace alle vostre creazioni sul gruppo. Fammi vedere se ci stiamo. Oh, è andata via la nebbia. Molto bene. Buongiorno di nuovo, buon lunedì, ben arrivati. Ricominciamo. Abbiamo dovuto far ripartire la diretta perché si era alzato il vetrino che proteggeva la fotocamera e si vedeva questa nebbia agli irticolli. Questa nebbia agli irticolli. Guarda com'è lustro adesso telefono. Adesso è lucido, sembra appena uscito dal negozio. Ciao Scusateci. Laura, belle limpide adesso. Oh, meno male, infatti ho detto la perfetto. Monica, è tutto un altro mondo. Tutto un altro mondo. Infatti si vede meglio anche delle altre volte. Quel vetrino io non lo metterei neanche più. E arrivederci. Va bene, dai. Ok, ciao Federica, ciao Marina. Marina, ho appena visto la tua ghirlanda Giugi sul nostro gruppo. Bellissima, brava, ti ho messo il cuoricino. Devo dire che siete veramente tutte brave. Ivana e Tutte, Paola tutte dicono brave. limpide, limpide. Perfetto, possiamo rifare tutto da A. Vai. Allora, dicevamo, oggi vi facciamo vedere il progetto Bolle di Natale, che è uno dei progetti del nostro ultimo libro, La creatività vola mentre fuori nevica. È un progetto che avete scelto voi, per chi non lo sapesse, per chi è arrivato da poco, ci segue da qualche giorno, insomma, non ha avuto modo di seguire la diretta della settimana scorsa. Ogni settimana noi vi facciamo scegliere, facendo un sondaggio sul nostro gruppo Facebook, La creatività vola, se non siete iscritti, iscrivetevi, per scegliere appunto il progetto da far vedere la settimana successiva. Lunedì scorso voi avete votato questo progetto qui, che appunto sono le bolle di Natale, e adesso ve le facciamo vedere. Come dicevamo prima, siccome ho un Abbiamo progetto, tagliato. abbiamo tagliato un po', i materiali perché è un progetto che è piccolo e in più, ha tanti pezzi perché nel momento che l'abbiamo realizzato, Era il primo c'era, progetto. esatto, era il primo progetto. La Francia era presa da mille entusiasmi, Tanta creatività. da un sacco di entusiasmi, L'abbiamo fatto e bello ha detto: ricco. facciamo tanti personaggi in poco spazio. Per chi non ha lo spazio. Bellissima idea, in Sono teoria. stata intelligente. In pratica, per fare questo progetto servono tanti, tanti pezzi e anche abbastanza piccini. Però, vedendola da un lato, potrebbe essere anche una cosa positiva, perché con tutti gli scarti di materiali che avete, piccoli, quindi pannolenci, pezzettini che, nastrini, cordoncini, potete realizzare questo progetto. Esatto, quindi non buttate via mai gli Vai. avanzi, come sempre, 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 conservate Calcolate tutto. che il Gesù bambino di questo progetto è un 2x4. Ciao Maria, buongiorno. Ciao ragazza, mi avete fatto prendere un colpo, pensavo fosse tornato. No, no, la cataratta. No, Emanuela, eravamo noi un po' nella nostra eterea Scusateci. nuvola, no? Ciao Sabrina, bene, perfetto, ci siamo. No, no, adesso siamo limpide. Ciao Giusy, rieccoci. Siamo limpide, possiamo parlare e farvi vedere appunto quello che vi dobbiamo mostrare. Allora, il progetto ovviamente è quello del nostro libro, che ormai conoscete, un libro che contiene 13 più progetti più 2 idee in più. Il libro viene 11,80 e è disponibile. Dobbiamo fare una piccola parentesina, perché voi vi ricordate che qualche diretta fa abbiamo detto che il primo libro non era disponibile, non facevamo la ristampa La facciamo. e vendevamo i cartamodelli solo sfusi. Abbiamo cambiato idea, no? Abbiamo cambiato idea Perché noi perché mai. Noi non seguiamo mai la linea dritta, noi è uno zigzag, un su e giù di traverso, e forse arriviamo dove vogliamo arrivare. Quindi, Sempre, dai, quello più o meno. più o meno, abbiamo deciso che faremo la ristampa di nuovo anche del primo libro, quindi faremo la seconda ristampa. Perché? Prima di tutto perché ci sono tante richieste e ovviamente è molto più pratico avere una collezione di un libro piuttosto che prendere i cartamodelli sfuso, uno. E secondo perché anche noi che siamo delle persone molto romantiche ci piacerebbe avere sempre tutta la collezione disponibile.
Quindi metti caso che una ci conosce oggi e dice: ah, io voglio vedere i vostri libri. Cosa dico? C'è il secondo, il terzo, il primo, devi scegliere un No, cartamodello che ti piace? infatti perché No, dovremmo, cioè. perché noi limitare voi, no? E quindi abbiamo detto: ma sì, dai, facciamo di nuovo la Anche ristampa. perché è più bello avere tutta la collana. Quindi Esatto. abbiamo cambiato idea. Mi hanno cambiato idea, ristampiamo anche il primo. E via. Boh. Tagliare la testa al toro e arrivederci. Sapete che in ogni manuale nostro c'è un presepe, quindi ogni anno creiamo un presepio, sono tutti diversi e questo è più piccino. Questo è più piccolo. Piccino picciò. Ciao ragazze belle e simpatiche, grazie Danilla. Brutto tempo, tempo brutto, connessione brutta. No, non era la connessione, era noi che eravamo. Torbide, Esatto, nella nebbia. umide, Ho come ha visto su detto. YouTube un vostro progetto con fiocchi nascita bellissimo, grazie Giusy. Sì, quello è tratto da un altro libro che non è della collezione La creatività vola. È un libro che abbiamo fatto in collaborazione con Staffel, che anche quello volendo è sempre Che disponibile. anche quello ci dà tante Oh soddisfazioni. yes. Tiziana dice bravissime, grazie. Non c'era dubbio che cambiavano idea, è super richiesto. Allora, noi pe abbiamo pensato, vabbè, sono progetti di 2 anni fa e quindi magari lo lasciamo un po' più indietro. In realtà abbiamo tanta richiesta anche del primo, quindi i progetti poi non è che scadono, non hanno una scadenza. E ci sono dei bei progetti, c'è l'Uniamo Filippo, c'è Ci sono dei bei progetti, no, il non. soldatino, adesso parlo dei miei perché sono quelli che mi vengono in mente, però diciamo sono progetti che ci continuate a richiedere, quindi era insomma abbastanza controproducente sia per noi che per voi appunto non fare la ristampa. E quindi abbiamo detto ristampiamo. Bello, così lo prendo insieme al nuovo, perfetto Virginia, adesso non so esattamente le tempistiche, però ci aggiorniamo. Posso prenotarlo? Marina, tu non te l'avevo mandato, eri già arrivata dopo che erano finiti? È quello bianco, ha la copertina bianca Esatto. con l'uccellino in copertina. Esatto. Bravissima, ottima notizia, grazie Fiorella. Me lo trovate, lo prendo prossimo acquisto. Va bene, Giusy, poi ci sentiamo. Grazie. Io li ho tutti e tre, se fate il quarto prenderò anche quello. Laura, un attimo, Ieri che stavo già pensando ai progetti, infatti stamattina ne ho fatti vedere due o tre alla mi fa Monica. la Franci, guarda il progetto per il prossimo libro. Io ho detto, aspetta, dobbiamo ancora finire di presentare questo e già sta pensando al quarto. In realtà anch'io ho due progettini che sono papabili per il quarto libro, però facciamo Ma silenzio, sì, no? aveva un Ecco, anno ancora. esatto. Bene, Allora, iniziamo. parliamo di questo po' di cose. Io lo Iniziamo. farei vedere, visto che abbiamo la fotocamera limpida, un po' da vicino. Sarebbe il caso. Ah? Adesso che possiamo sfruttare questa fotocamera pulita. Allora, presepe in bolle, no, com'è che si chiama È un bolle di Natale. esattamente? La mamma lo Sì, è chiama. colpa sua. La mamma, quando vengono le clienti, chiama questo progetto, invece che bolle di Natale, lo chiama Natale in bolla, no? E sembra in bolle, In no, bolla lo in chiami? bolla. In bolle. In bolla l'hai chiamato l'ultima volta. E sembra, sai, quando Lo è metti storto e lo dritto? metti di nuovo dritta. Quello è tornare in bolla, ecco. E quindi Natale in bolla ormai è rimasto un po', ci è rimasto un po' affezionato. Allora, facciamo vedere come è fatto. C'è la natività. Allora, sono tutte delle mezze sfere in plexiglass, così. E abbiamo il presepe, che ovviamente è il protagonista, appunto, di questo progetto con la stella cometa. E poi invece abbiamo le parti più piccine, quindi abbiamo l'angioletto in una sfera un po' più piccolina, nella mezza sfera, con il dettaglio che va a poi ricollegarsi con il presepe, così. Quindi l'angioletto, così, che poi è il mini angioletto del pallino, È un mini pallino esatto. Poi abbiamo piccino. la pecorella, così, anche questa nella mezza sfera. Abbiamo, questo è il mio preferito, no, non è vero, sono i re magi i miei preferiti. Abbiamo il pastore, così carino lui col suo bastone. E poi abbiamo, questa è la chicca, secondo me, del presepe. Abbiamo i re magi, proprio quelli veri, cioè. Abbiamo quello con la barba, quello con i capelli, bellini. Così. Questa è la grandezza del presepe e ha i personaggi un po' più piccoli, perché sennò non ci stavano.
Però la grandezza è quella del presepe, Giusy della che si può mezzasfera. vedere già che sei lì le ali Sì? Di dell'angelo. questo qua? Penso di sì. Ora vi metto la mano davanti. Così, e sono due. Così sono fatte. Rosanna ti chiede come va oggi, Franci. Per la Come testa. va? Va meglio rispetto a sabato, però mi fa compagnia anche oggi. Mi ha fatto compagnia anche nel weekend, il mio bel mal di testa. Però vabbè, ci abbiamo fatto Cosa l'abitudine. devi fare? Cosa devo Cosa hai fare? detto? Fare un bimbo. Ah, devo far figli, ha detto la Rosanna. Sì, non... adesso mi tengo il mal di testa, facciamo. Vabbè, va bene così. Mi tengo un po' di mal di testa e... Va bene così intanto. Allora, e poi, mai meravigliosa la pecorella. C'era un altro commento, però l'ho perso, credo. Il remaggio nero è il top. Sì, infatti è la chicca, È la chicca perché... quella. Ho fatto i tre remagi, ne ho fatto uno nero, Aspetta, uno chi è con la quello barba. nero? Melchiorre? Doveva Baldassarre? essere. Perché Vabbè. mi fai queste domande? L'avevamo cercato anche qual era Doveva quello essere nero. Melchior. Non me lo ricordo. Vabbè. Se lo sapete voi, ditemelo. Confermatemi. Ma che belli, ma quante faccine disegnate! Puntini puntini, la Paola. E abbiamo 3, 6, 7, 8, 9 personaggi. La Tiziana dice: si vede che non stai bene, hai il mal di testa, ma non Grazie sta bene di testa da un pezzo, insomma. mille, sempre gentile. Mi dispiace, ma credo che sia nella fase calante. Il mal di testa, sempre. Con una pastiglia il mal di testa passa, anche Sì. tagliandola ogni Sì, tanto, dovrebbe svitarla. svitarla ogni tanto. Poterla È il svitare e collo. metterla via. Secondo me, parlavo l'altro giorno, ci hanno fatto il collo troppo piccolo perché sopportasse tutto questo, no? Tutto il peso del Vabbè, dai. tutta la materia grigia, Tutto no? qua, Tutta la materia questo è troppo grigia piccolo, dovevo pesa farlo più troppo. largo, tipo come spalle, che almeno, no? Progettista. Allora, la Laura dice: a me piace Giuseppe Maria Gesù Bambino. Infatti adesso Laura parliamo della Quando abbiamo Sacra finito di Famiglia. dire cavolate, parliamo di quello. Rosanna ha ragione, il mio è sparito con due gravidanze, la Virginia, Grazie anche e a te, anche la Virginia. Perfetto. Tiziana dice: la mamma ha ragione, anche a me è diminuito dopo aver avuto figli. Vabbè, io il nipote lo aspetto, prima o poi arriverà. Sono pronte le ali o da fare? Sono tutto da fare. Tutto da fare, Giusy. Tutto quello che vedete ha pochissimi cartamodelli questo progetto perché sono tutti è tutto realizzato con cerchi o quadrati. Penso che il C'è la cartamodello corona, c'è il gilet. la corona, no? Sì, il gilet del pastore, le stelle e le ali dell'angelo, E perché tutto il basta. resto sono rettangoli, quadrati o cerchi. Maestro Alfredo sarebbe contento di me. Ciao, Maestro Perfetto. Alfredo. Anche a me Virginia parlavo per esperienza, dice Rosanna. La pecorella è coccolosa. Comunque Francesca te lo dicono tutti di fare un bimbo. Sì. Quindi Sì. Possiamo parlare parliamo d'altro. del presepe? Giusy, allora cercavo ali già pronte, glitter. Ma già pronte non le abbiamo, però con il fiocco le fai velocemente, semmai. Io ti consiglierei il fiocco, anche perché è economico, le fai grandi quanto vuoi. Puoi scegliere la fantasia perché dei nastri sai che c'è un assortimento bello ricco e In quindi caso le ali le abbiamo di piuma, però sono grandi così circa, o no, penso che di io volevo farle ferro. piccoline. Esatto. Piccoline, mi sa Giusy che ti conviene ripiegare sui fiocchi. Allora, come sapete, noi sotto ogni progetto mettiamo il titolo, quindi in questo caso bolle di Natale o Natale in bolla, chiamatelo Ah, come come a volete. piacimento È vostro. come quando chiama la Monica Francesca o me Monica, ci giriamo lo Ci stesso. giriamo e rispondiamo alla stessa Anche. maniera, quindi chiamatelo come volete. Allora, preferisci l'albero o il presepe? Da oggi non devi più scegliere. Questo è il sottotitolo che abbiamo messo a questo progetto. Pure Perché? simpatiche. Perché questo progetto qui sarebbe pensato appunto da appendere all'albero, perché è pensato proprio come boccia. Quindi c'è chi magari vuole fare l'albero, chi invece vuole fare la natività, però non ha lo spazio per appoggiare la natività. Ecco, abbiamo pensato a questo progetto che potete tranquillamente O appendere. magari avete una trave, volete farlo scendere dall'alto. Stavo per fare una battuta. Non voglio saperla perché sicuramente è pessima se non l'hai detta. Vai. Ok. Insomma, potete tranquillamente metterlo. Allora, come... Avevo paura, ho paura, me la dici dopo fuori dalla diretta. Allora...
così è. Noi vi facciamo vedere adesso il materiale appunto per fare la natività, quindi solo la parte della Sacra Famiglia. E non so però dove elencare il materiale, è qui, giusto? Qui. È tutto ovviamente questo. Se volete fare 15 pastori avete il materiale per il pastore e poi tutto il procedimento del pastore, o se volete fare come la Susanna, mi pare che era, che ha fatto gli angioletti, avete solo il materiale degli angioletti. Sì. Oggi ovviamente per problemi che dopo ci dilunghiamo a parlare di altro, però siccome c'è tanto materiale andremo a dilungarci troppo con il discorso, quindi vi facciamo vedere solo la parte della natività. Così. Poi sul libro voi avete diviso la preparazione delle bocce, il pastore con tutto il materiale del pastore. Esatto. Poi c'è, non riesco neanche a girare le pagine, poi c'è la parte della natività con tutti i passaggi passo passo, l'angioletto, la pecorella e i magi. Esatto. Quindi avete tutto diviso con il materiale corrispondente. Parliamo dopo dei kit. Sì. Ok, allora quindi andiamo ad elencarvi il materiale che c'è all'interno della natività e poi ci sarà anche il kit solo natività, ma poi magari ne parliamo alla fine. No, senza magari, ne parliamo alla fine. Vai! Allora, materiale natività, due punti a capo, lettera grande. Trattino. Mezza sfera in plexiglass, 9 cm. Allora, noi utilizziamo queste... sai che non ho guardato il prezzo, adesso vado a vederlo. Parla della sfera. Sono a metà. Queste sono le sfere che di solito si vendono... Praticamente ne ho preso due sbagliate. Ho preso due maschi, ma va bene così. Ci sarebbe la mezza sfera maschio e femmina che vanno praticamente a chiudersi l'una con l'altra. In queste bocce qua, ad esempio, si possono mettere dentro i glitter, si possono decorare, eccetera. Noi usiamo solo mezza sfera per ogni presepe, che viene utilizzata anche poi per i remagi. Quindi utilizziamo quella da 9 per il presepe e i remagi e poi quella da 7 per tutte le altre, quindi un po' più piccoline. La sfera viene della coppia, 1,70 euro. Possiamo venderle anche scuse o solo una? Questo bocce kit, in caso se avete bisogno vediamo se riusciamo a darvi anche solo mezza sfera, se volete farne solo una, però in quel caso magari vi conviene prendere il kit, quindi 1,70 euro la sfera completa. Esatto. 32 cm cordoncino di velluto glitter panna oro. Allora, il glitter al momento non è disponibile perché Mirta lo sta riassortendo e producendo. Sarebbe il nastro, come si chiama, cipiglia. Mi ricordo mai tutti i nomi. È il nastro in velluto cipiglia che abbiamo disponibile solo nella versione beige, sia tinta unita che glitterato. Questo va semplicemente a fare il contorno della sfera, quindi coprendo la parte dell'aggiuntura della sfera. E esiste glitter che però deve arrivarci e tinta unita. Entrambi hanno lo stesso prezzo che va sui 4,20 euro. Questo costava un po' di meno. C'è scritto 3,90, 4,20. 3,90 il tinta unita, 4,20 il glitterato. Quindi anche lì dopo dipende quello che vi piace. Al momento non è disponibile, però viene riassortito. Ogni boccia da 10 sono 30, da 9 centimetri. Sono 32 centimetri. Quindi appunto quello che poi ovviamente abbiamo anche altri cordoncini se volete spendere un po' meno, però quello in caso andiamo a sceglierlo insieme a voi. Poi, nastrino raso 3 mm panna. Il nastrino viene utilizzato in tutte le sfere per appendere o nel caso della pecorella per fare il fiocchettino. Ne bastano 20 cm per ogni sfera, forse anche meno, però ne abbiamo messi 20 anche nel kit. Sono 55 cm ogni metro. Centesimi ogni metro. Olè. Grazie Monica. Vedete che sono tanti pezzi. Poi abbiamo il pannolenci giallo oro. Sì, che non l'ho preso. Poi il verde salvia. Ve li vado a mettere tutti insieme perché lilla sennò... Lilla e bianco. Lilla, dov'è? Bianco e lilla. Allora, il pannolenci giallo oro è questo, viene utilizzato per fare la cometa. Il bianco per il Gesù bambino, il lilla per la Madonna, l'abbiamo fatta lilla quest'anno, e il verde per Giuseppe. Sono fogli 30x40 cm, ogni foglio costa 90 centesimi. Ovviamente i tagli sono piccolini, quindi anche del Gesù bambino ne fate tipo 100.
è un 2 per... Noi vi facciamo appunto vedere il materiale sfuso, ma se volete fare questo progetto vi consigliamo caldamente il kit. Esatto. E 90 centesimi, 30x40. E questo è per fare i corpi, diciamo. Poi due sfere in legno da 30 mm, due sfere in legno da 25 mm, allora, una da 15 e una da 10. Le sfere da 30 sono per fare il corpo, quindi la parte bassa del corpo. Le sfere da 25 facciamo la testa. E poi abbiamo per il Gesù bambino che è piccino, abbiamo una sfera da 15 e una sfera da 10. E costano rispettivamente 40 centesimi, 35 centesimi, 15 centesimi e 10 centesimi. Queste vengono vendute sempre sfuse. Quindi se volete fare anche solo un personaggio, insomma, solo, che ne so, Gesù bambino, perché lo mettete da qualche altra parte, sapete che bastano la sfera da 15 e la sfera da 10 mm. Se avete domande, allora, ditemelo, perché capisco che sia adesso che c'è bello Angela. Intenso. Angela che ci saluta e ci dice ciao. Ciao. Ciao, buongiorno Alessandra. Ciao anche a te. Marina dice, confermo prenotazione del libro Destinazione Polo Nord. Ecco Marina, mi sa che siccome c'è tanta, ci sono tante persone che ce l'hanno chiesto, e non so se riesco a fare una prenotazione su internet, cioè online, o forse è meglio che... No, guarda, facciamo così. Chi è interessato al primo libro, a quello che faremo nella ristampa, mandatemi un messaggio su WhatsApp, perché io ne ho già qualcuno segnato, però poi rischio di perdermi. E siccome poi sicuramente avviseremo quando ristamperemo il libro, però siccome magari rischio di perdermi qualcuno, voi scrivetemi comunque su WhatsApp, che così me lo scrivo sui miei fogli. Avevo promesso anche che mettevo gli album con i kit e non l'ho fatto fino adesso. Ai ai ai. Devo farlo. Ai ai ai. E Padre Ancio Verde Salvia ne abbiamo già parlato. E filato pelliccia nocciola. Ecco, ne usiamo pochissimo, tipo 5 centimetri. 6 esattamente. 6 centimetri di filato. E viene utilizzato per fare la barba. Quindi questa barbetta piccinina è il filato pelliccia che utilizziamo anche in altri progetti. Lo faccio vedere così. Abbiamo la matassa, quindi abbiamo creato delle matasse in negozio di tutte le cose che, tipo i capelli, le barbe. Abbiamo creato delle matasse da 10, 15 o 20 metri. Questa è da 10 metri e viene 1,90 euro. Ovviamente ne fate X, ne fate tanti, ne fate molti. Ma viene utilizzata anche per esempio per i capelli della streghetta che c'è sempre sul libricino e per altre cose, quindi è la matassa più piccola che riusciamo a fare, insomma, con un buon qualità prezzo. E però appunto per questo progetto ne fate per più pezzi. L'ho utilizzato anche un ciuffetto per fare il ciuffetto dei capelli di Gesù bambino, quindi 1,90 euro, 10 metri. E poi abbiamo il nastro juta verde in altezza 5 cm. Questa juta ce l'abbiamo anche in altri colori. L'abbiamo utilizzata per fare il mantello di Giuseppe. Ne abbiamo utilizzata pochissima, quindi è un quadratino poco. Ogni metro sono 85 centesimi. È disponibile anche in rosa, in color beige, in giallo, rosso, abbiamo tanti colori di questa. 85 centesimi al metro, ne utilizziamo poca, così. Poi abbiamo chiffon bianco 15 mm. Sì, questo lo utilizziamo per fare il colletto, quindi per andare a coprire la parte della giuntura fra testa e corpo, così ne utilizziamo poco, vero? 20? Cosa hai detto? 10 centimetri. 10 centimetri, quindi poco. Il nastro viene 20 centesimi al metro, è appunto un'organza bianca, 15 mm di altezza, così, per fare il colletto di Maria. Poi abbiamo il filato nocciola. Per i capelli di Maria. Per i capelli. Questo ovviamente è un filato, non riusciamo a fare la matassa, quindi è già in gomitolo, così costa 3,50 euro. E anche questo lo utilizziamo per fare anche altri tipi di capelli, perché si presta molto bene anche come colore. È un beigeolino così. Per fare Maria ne utilizziamo forse 2 metri. Così. Comunque è un filato che costa 3,50 euro del
del gomitolino così. Da 50 grammi. In realtà potreste farvi anche una fascia con questo. È il perché filato, come diciamo sempre, è un filato da maglieria. È il filato che hanno usato anche nell'ultimo libro, mm-hmm. Crea con Francesca, ha fatto l'ultimo libro dedicato alle idee facili all'uncinetto e ha usato il cotone, l'aiuta e questo filato di alpaca. Infatti adesso stiamo facendo tutti i campioni. Settimana prossima ve li facciamo vedere. Facciamo una diretta dedicata appunto ai progetti del libro. Sì. Poi tessuto pizzo beige. Ah, ok, mi sono detto per cosa lo utilizziamo. il tessuto pizzo, questo è un taglio 50x66 cm. Devo ancora capire perché 66, 65, 66. 66. Questa cosa che non hanno i numeri. Costa 7,90 euro e lo utilizziamo per fare il velo, così un po' pizzoso, della nostra Madonnina. Il velo è un cerchio, è piccolino, sarà un 10x10, quindi anche qui o fate poi tutti gli angioletti, che utilizziamo anche, vedete, per fare il vestitino dell'angioletto, o fate il pallino. Quindi anche questo poi lo utilizziamo per altro, però il taglio di 50x66 cm costa 7,90. Poi per ultimo la lanetta bianca. Sì, non l'ho presa, però la prendo subito. Che serve semplicemente per fare la base, quindi la Sacra Famiglia qui è appoggiata su questa nuvoletta di lanetta bianca. Questa viene 2 euro al metro, ne utilizziamo veramente pochissima, la utilizzo principalmente perché ovviamente andando ad incollare il personaggio, non c'era altro modo, bisogna incollare il personaggio sulla base, andiamo semplicemente a ricoprire la colla così non si vedono le sporcature. E andiamo semplicemente a fare un po' di atmosfera, una nuvoletta, e esatto, a creare questa nuvolettina alla base. Allora c'è Ale che dice: salve, piacere, sono nuova, vi scrivo da Corvara, ben ciao. Arrivata, quanto viene il kit? Infatti adesso ne parliamo. Rosa, allora Giusy dice: organza bianca, se non hai chiuso il pacco me ne metti 5 metri e te l'aggiungo al versamento, si può vedere aperto il pizzo? Ne hai aperto un pezzetto? No, ve lo apro, tanto devo fare il kit del pallino. Ok. E Giusy, no, il tuo pacco non l'ho ancora chiuso, anzi devo ancora prepararlo e vedo di spedire comunque domani e ti dico la differenza. Questo è il taglio, quindi così, e il pizzo è così. Si vede? Sì, sì, sì. Ok. Ha questa fantasia così floreale, molto molto carina, che sì. Si può usare, noi l'abbiamo usata per molti progetti anche invernali, ma eventualmente si può usare anche per progetti primaverili, per le bamboline, eccetera. Sì. Allora, ripetiamo, il libro viene 11,80, mentre il kit, che non è compreso di spiegazioni, perché appunto trovate tutto all'interno del libro, il kit di solo la natività, quindi questa boccia qui, viene 10 euro, compresa di tutto, quindi tutto quello che vedete qui c'è anche all'interno del kit. Se volete invece tutti i personaggi, quindi il presepe, l'angioletto, i re magi, la pecorella e il pastore, quindi come lo vedete qua costa 32 euro tutto compreso, quindi avete i tagli già della misura giusta, le stelline, tutti i cordoncini, tutti i capelli, avete dentro all'interno tutto. Ovviamente vi conviene prendere il kit se non avete a casa del materiale, perché i tagli per l'appunto sono piccini, i materiali utilizzati sono tanti ma i tagli sono piccini, quindi se ne volete fare uno vi conviene prendere il kit. Se avete del materiale a casa e dovete solo integrare, non so, con la sfera, con il giallo della stella cometa, eccetera eccetera, o delle palline, mi viene in mente, magari sono le cose che potrebbero mancarvi. In quel caso vi diamo il materiale sfuso. Esatto, poi se mai fate voi i vostri conti e vedete cosa vi può mancare. Esatto, se avete bisogno di altre spiegazioni, di informazioni, basta che ci scrivete su WhatsApp che vi rispondiamo tranquillamente. Sapete che il kit solo natività costa 10, il kit con tutto, quindi tutti i personaggi, costa 32, escluso il cartamodello e le spiegazioni che le trovate all'interno del libretto. Ale dice: siccome è la prima volta che vi seguo, oltre a quello che state mostrando, cosa vendete? Allora Ale, noi facciamo tutti i giorni una diretta, escluso il mercoledì e il sabato. Quindi lunedì, martedì, giovedì e venerdì ci trovi in diretta sempre alle 13.
Il lunedì lo dedichiamo ai progetti del nostro libro, quindi un progetto a settimana mostriamo tutto quello che abbiamo utilizzato per fare un determinato progetto. Il martedì, il giovedì, il venerdì invece mostriamo prodotti, articoli nuovi, insomma facciamo delle offerte, eccetera, eccetera. Nello specifico, questa settimana vi sappiamo già dire che cosa facciamo durante tutto l'arco della settimana. E saranno: domani parliamo di tessuti pelliccia, quindi le barbe, tutti quei tessuti lì che si possono usare per gli gnomi, i babbi natali, i bordi dei cappelli. I runner, come diceva la Rosanna l'altro giorno. I runner dello chalet in montagna. Sì, per il sotto dell'albero. Eccetera, eccetera. Mercoledì non facciamo una diretta. Giovedì abbiamo il tutorial dell'infeltrimento ad ago, quindi realizziamo insieme a voi il cuore fuori porta con il paesaggio invernale. Tutorial gratuito, ovviamente potete condividerlo, lo troverete anche su YouTube, eccetera, eccetera. Venerdì invece vi faccio vedere tutti i kit che ho preparato, che sto preparando, parentesi, dell'infeltrimento, quindi kit di bocce, albero, ho le cose scritte sulle mani, bocce, albero, che condizioni? Cuore fuori porta, tutto fai in kit, tutto in kit. Mi sono dimenticata un'altra cosa, la boccia quella centro tavola, insomma vi faccio vedere tutti i kit che stiamo preparando con la tecnica dell'infeltrimento. Corsi ne abbiamo fatti tantissimi, continueremo a farne dell'infeltrimento, quindi mi raccomando, se non siete iscritti alla lista dei corsi, scriveteci il vostro nome e cognome e la parola corsi al nostro numero WhatsApp, così vi inserisco. Ogni lunedì ricevete il calendario del progetto, insomma del kit del corso che faremo il sabato, ce la posso fare, ovviamente senza impegno, quindi se non c'è niente che vi interessa, eccetera, voi ignorate il messaggio e aspettate quello della settimana successiva. Quanto è grande la sfera della natività, chiede Antonella? La sfera è da 9 cm di diametro. Ma dovevi presentarlo il runner? Non mi ricordo. No, no, è tutto qua, Rosanna. Come dicevamo prima, noi abbiamo mille idee che ci vengono e che dobbiamo accantonare, perché sennò i nostri morosi ci buttano fuori di casa praticamente. No, quindi... no, ma lo faccio. Lui non lo sa, ma lo faccio adesso il runner. Sarà una ripetente a vita per i corsi di infeltrimento. No, ma non sei l'unica, anzi, come avrai visto, ci sono tante clienti che vengono più e più volte, perché è anche bello farlo in compagnia, quindi i corsi sono sempre pieni e a me dà tanta soddisfazione, perché l'infeltrimento è una di quelle tecniche che veramente piacciono a me tantissimo. E infatti ci saranno anche dei nuovi progetti, quindi attenzione, attenzione, che stiamo... pensando a altri nuovi progettini per l'infeltrimento, ed è un corso che continueremo a fare finché volete, cioè voi finché me lo chiedete io farò infeltrimento quanto volete, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, in agosto, lavoriamo la lana tutto l'anno per quanto mi riguarda, quindi voi se avete bisogno mi chiedete, me lo chiedete, insomma, se c'è richiesta organizziamo un bel corso insieme. Si può fare il gatto infeltrimento? Il gatto in che senso? Cioè, dammi un input in più. In realtà fanno 3D con l'infeltrimento. Il 3D. Allora, Rosanna, noi facciamo un infeltrimento ad ago su pannellino classico, quindi lavorazione piatta, oppure su polistirolo, che è comunque una lavorazione piatta. Per l'infeltrimento ad ago tridimensionale, quello è una tecnica un po' più lunga da fare, che non facciamo ai corsi, perché appunto è particolarmente laboriosa, cioè tu sai com'è l'infeltrimento ad ago sulla superficie piana, farlo tridimensionale immagina 5 volte tanto, quindi diciamo che se no deve farlo due palline nere o quello che è, sì, ecco, due palline, infeltrimento rivesti due sfere nere una sopra l'altra e poi gli fai i triangolini delle orecchie e il cordino per la coda. Ci si può immaginare qualcosa, però se tu ti riferisci all'infeltrimento quello tridimensionale, quello non lo facciamo perché è troppo lungo. Non ho ben sentito, quando mostrerete lana per infeltrimento e tutorial mi piacerebbe imparare. Allora Anna, il tutorial che facciamo è del cuore infeltrimento con il paesaggio invernale, lo facciamo giovedì, questo giovedì alle ore 13, quindi se vuoi vedere come si fa puoi seguirci giovedì alle 13.
Mentre per quanto riguarda i kit, vi mostriamo tutti i kit che stiamo preparando il venerdì, quindi il giorno dopo. È bellissimo il corso, grazie Laura, ma credo sia complicato. Bisogna studiarci un attimo, Rosanna, però nulla è impossibile. Ok, chi è iscritto al gruppo, alla lista dei corsi? Oggi vi ho mandato anche il programma di questo sabato. Faremo la ghirlanda Giugi, corso in presenza, mi raccomando. Quindi se qualcuno di voi vuole fare la ghirlanda Giugi insieme a noi, ho ancora 4 posti disponibili, se non ricordo male. Il corso sarà sabato 4 novembre, il giorno prima del mio compleanno. Festeggiamo così. Dalle 2.30 alle 6.30, quindi saranno 4 orette, ok? Ciao ragazza, arrivata ora. Ciao Giulia, noi stiamo per chiudere, però se vuoi rivedere la diretta, abbiamo parlato della natività, delle bolle di Natale, che è questo progetto che abbiamo messo nel libro. No, stavi dicendo Natale in bolla. Natale in bolla per gli amici. Puoi vedere tranquillamente la diretta, perché rimarrà salvata in differita. I corsi sono tutti in presenza? Al momento sì, Anna, al momento ci dedichiamo solo ai corsi in presenza. Ma voi ragazze, non mi sbaglio, non siete native di Trento, perché su Facebook c'è scritto che siete di Trento. Sì, siamo di Trento. Siamo tutte di Trento qui. Siamo di qui, siamo di qui. Siamo di qui. Siamo non native. Si sente l'accento. Siamo un po' montanaro. La esce. Ogni tanto ci esce la esce, così, della montagna. Ci sarò, perfetto Paola. Mi sa di sì. Te la guardi dopo con calma. Il corso deve essere registrato da poterlo rivedere? Allora, il tutorial dell'infeltrimento sì, rimarrà salvato, lo caricheremo anche su YouTube. Mm-hmm. Mentre il corso della ghirlanda Giugi è solo per i presenti. Va bene, ok, non abbiamo altri messaggi. Un abbraccio alla prossima, aspetto su WhatsApp. Va benissimo Giugi, ci sentiamo dopo. Vi auguriamo invece una buona giornata, anche se piove, anche se fa brutto tempo, speriamo comunque che siamo in casa a fare questi passiate comunque queste delle cose. Buone chi uncinetto, chi mangia, delle buone giornate, chi legge, esatto. E noi ci vediamo di nuovo in diretta domani, sì, alle ore 13. Vado io a spegnere, spegni tu. Vado io. Occhio, perché non c'è la cover, che non ti sgusci via mi sgusci via il telefono. Ciao domani. Ciao a tutte.